Amici telespettatori, per la rubrica Cultura e in questo caso anche Sanità, ci abbiamo sulla nostra destra il professore, ormai professore Barone, piccolino per adesso, che è il professore Grosso che opera, è un grande luminare della spalla a livello nazionale. È gomito. Spalle gomito. È anche Omero, perché abbiamo visto anche Omero. E allora prendiamo un po' carino. E poi sulla sinistra ci sta la scrittrice Chiara Patarino. Allora, prima di entrare nel merito, io ho un bellissimo opuscolo, un libretto, che Davide, se non riesce a inquadrare. E poi da qui partiamo. E poi partiamo con il discorso. Che è stato scritto dalla Chiara Patarino in collaborazione con il professore Grosso e i segreti di Radio Reggio. Questo è prettamente per i giovani, per i bambini. Adesso spiego perché è nato questo progetto. Però, professore, scusate un secondo, è fatto anche per i più grandi, perché sì, di solito noi grandi non riusciamo a capire certe cose perché lo scrivono in modo faraonico, sì, così. Sì. Invece con le illustrazioni e tutto, certo, la professoressa Nesta ebbe in studio un suo collega, il professor Arcangelo Ambrosio, che era un otorino, ed è un otorino, che se lo ricorderanno ancora, perché? Gli amici, perché venne in studio con un orecchio di legno, grande, per far capire e rompere ostaggio, e tutti quando lo fermavano, il professore Ambrosio, che è tuo collega, ma così tuo professore che teneva riccia a mano per capire come è stato chiaro. Allora, poi diranno, ma voi siete quelli che tenete tutti i giocattoli dei bambini in mano? Sì, sì. La professoressa, la scrittrice, è stata talmente bravissima a portare questo opuscolo qui, perché noi le possiamo dare un impulso a farlo divulgare nelle scuole. Esattamente. Devi sapere che tra le altre cose sono stato e sono ancora segretario nazionale, nasco come settore scuola. Sono stato a livello nazionale in un sindacato confederale, non diciamo perché ormai sono amici, e ho fatto parte di tutte le varie commissioni a livello nazionale, quindi conosco tutti i dirigenti scolastici che prima si chiamavano presidi. E quindi dare questo strumento in mano ai colleghi, che sono colleghi nostri, professori, perché tu pure sei un professore, e dare questo strumento didattico di aiuto e tutto potrebbe essere utilizzato, con altro termine molto bene, come metodologia e come didattica per fare l'apprendimento di quelle nozioni base che tanti anni fa, e io sono stato uno che ha lottato per fare in modo che ciò non avvenisse, esistevano nelle scuole l'equipe psicopedagogica a livello comunale e a livello regionale. Queste figure ormai non ci sono più, andavano nelle scuole a dare gli elementi base. Io ho sempre fatto le battaglie di mulini a vento, perché ero per i distretti scolastici, i distretti provinciali a livello sanitario, con gli elementi nostri, perché nella scuola ci stanno professori che sono medici, professori che sono medici, e dare queste nozioni. Quindi questo libro scritto dalla Chiara Patarino, che poi ci spiegherà lei qualche cosa in più, è uno strumento che può essere utilizzato dai colleghi di ogni ordine grado, non soltanto a scuola primaria, perché questo viene portato ai genitori anche, perché questi strumenti sono fondamentali. E dato che tanti anni fa si doveva mettere mano nella saccoccia per comprare questo, oggi, cari colleghi professori, cari colleghi dirigenti scolari, può essere uno strumento che può entrare nei soldi del plafond che i professori, i 500 euro dello strumento e tutto. Esatto. E quindi, professoressa, a voi la spiegare un po' come nasce questo progetto, perché è nato con questo signore qua, che è un grande. È nato dal sotto per l'esigenza di parlare ai bambini e ai genitori di come si i professori come si può prendere cura delle ossa sin da piccoli, poiché non c'è nessuno strumento che unisse la didattica alla storia, perché come entrare a farsi ascoltare dai bambini attraverso una storia.
Luigi, il dottor Grosso, ha pensato di poter utilizzare in maniera innovativa anche per il settore salute la narrazione per bambini. Io, è uno dei vari libri che ho scritto, perché ho scritto tanti libri per bambini, partendo da Tino Cioccolatino, il battello a vapore, tutta la parte collegata all'alimentazione, e poiché arrivo anche dalla comunicazione scientifica, perché per molti anni sono stata la responsabile delle relazioni esterne del Centro di Biotecnologie Avanzate di Genova, abitavo a Genova, è l'Istituto Tumori di Genova, abbiamo pensato di creare questo strumento simpatico e divertente per avvicinare bambini, famiglie e professori a questa tematica molto importante e basilare. Perché, diciamo una cosa, come si parla delle ossa sempre? Quando si fa male? Mi fa male un osso, mi sono rotto l'osso, mi fa male la schiena. E questo crea distanza. Per creare vicinanza con i bambini e con le famiglie bisognava divertirli. Allora abbiamo creato questi personaggi buffi, simpatici, che sono delle ossa. Sono stati utilizzati questi personaggi pure per Halloween. Ho visto il stesso... Diciamo che questi disegni sono molto belli, perché fruttano da questo genio, dalla sua fantasia e dalla sua intuizione. Guarda. Dalla sua intuizione, dall'intuizione di poter parlare in questo modo. Io ho una pessima abitudine, quella di progettare. Io ho fatto un progetto proprio in questi giorni, lo tengo in macchina, della prevenzione delle malattie nell'età scolare. Bene. Un altro tema. Perché qua stanno battendo tutti quanti per quanto riguarda l'alimentazione. Però giustamente l'alimentazione è fondamentale, però... Il professore ci spiegherà dopo, dettagliatamente, da esperto, da professore, perché è professore, di che cosa ha bisogno il bambino, il giovane, per quanto riguarda i problemi a livello osseo. Io sono stato un fortunato, che ho mangiato sempre formaggio. Quando ho avuto un incidente bruttissimo, dicevano dopo 40 giorni si sana la frattura. Io dopo 15 giorni già stavo bene. Bene, infatti. Allora, professore, entriamo nel vivo. Alla grande. Prima... Però non alla turco napoletana. No. Prima di tutto, caro Antonio, consentimi di chiamarti Antonio perché ci lega una profonda amicizia. E prima di tutto vorrei ringraziare come sempre gli amici telespettatori, perché bontà loro ci seguono con molto affetto, con molta cordialità. E ancora... No, sta ancora in onda. No, ma ancora pochi giorni fa, ancora stavo nel bar a prendermi un caffè, è entrata una signora, ha detto: lei è il dottore della televisione. Sai io mi sono vergognato. Che gli altri non sanno che noi non abbiamo altri servizi, quindi siete costretti a sentire sempre gli stessi cani. Dovete sopportare Giulia Bordolì, professore Grosso, a Palavini, sempre. Comunque, ritornando al discorso... Perché 24 ore su 24. Ritornando al discorso... Sì, questo sì. Ritornando al discorso di perché è nato questo libro, perché io credo, come ortopedico, fondamentalmente un buon ortopedico non deve occuparsi delle ossa solo quando fanno male. È vero, bravo. Perché è facile, perché io dico sempre... che la spalla serve per gioire, non per soffrire. Come sappiamo, io mi occupo di chirurgia della spalla del gomito. In questo caso, però, io ho voluto dare il mio piccolissimo e modestissimo contributo a dare, diciamo, gli strumenti per come prendersi cura delle ossa sin da piccoli. Ora, come ha detto la dottoressa Patarino, come si fa a entrare in contatto con un bambino? Certamente non lo si può fare con una dialettica da adulto. Bisogna trovare una modalità che entri in sintonia con il bambino. E chi, se non una scrittrice di libri per bambini, può avere quella modalità diretta che fa arrivare il messaggio al bambino? Per cui si è unita la scrittrice e l'ortopedico ed è nato questo libro, anche perché attraverso questo impatto divertente, simpatico del racconto, i bambini potessero entrare in empatia con le ossa. Ascoltare questa cosa. Per cui, quando hanno finito di leggere il racconto della dottoressa Patarino, alla fine ci sta, questo è il mio contributo a questo libro, ci sta una rubrichetta, ma molto breve, di come prendersi cura delle ossa sin da piccoli. E alcuni consigli, sia per i bambini che per gli adulti.
ma ci sono anche delle notizie interessantissime. Per esempio, una notizia interessante, e qui vorrei sfatare un mito che non so come è arrivato fino ad oggi, è che molti pensano che lo zainetto possa far venire la scoliosi. Dopo i 20 chili. Tutti quanti dicono che lo zainetto fa venire la scoliosi. Ebbene, questa trasmissione, e speriamo che arrivi questo messaggio a tutti quanti, nessun zainetto, ma nessun zainetto, nemmeno di 100 chili, può far venire la scoliosi, perché la scoliosi non dipende dallo zainetto, dipende da altri motivi, perché esiste una scoliosi. Però non è che stai sponsorizzando le case editrici, no, perché indirettamente sanno che no, molti hanno tentato di far passare il discorso dei libri in books sì, a livello di foglie, proprio perché... No, ma c'è un motivo che ti voglio... No, Antonio, c'è un motivo che ti voglio dire. Allora, lo zainetto non fa venire la scoliosi, però nel libro troverete finalmente svelato un segreto che nessuno sa, e cioè che lo zainetto può essere una delle cause di una grave malattia dell'adulto che dà molta sofferenza, e cioè l'ernia del disco, la sciatica. Perché il peso che viene messo sulle spalle di questi poveri ragazzi, il peso eccessivo che supera il sostenibile, può essere un elemento degenerativo di quel tratto lombosacrale che predispone da adulto la discopatia. Cioè, se tutti gli amici telespettatori attraverso questa trasmissione diffondono questa notizia, per cui si preoccupano non tanto della scoliosi, ma dell'ernia del disco che può provocare lo zainetto troppo pesante, noi eviteremo di avere oggi, secondo i dati Istat, un aumento esponenziale delle patologie di scalo. E questo è uno dei segreti che ci sta nel libro, però gli altri segreti... Insomma, io lo sai che io di Sim e ti voglio bene, arrivato a un certo punto sono dell'avviso che a questo punto io devo metterti in contatto con me, non con altri, sì, perché ovviamente con Chiara e con qualche altro amico che sta qui sotto, perché tra i vari progetti che io ho fatto da quando ero bambino, è che tu sai che i progetti si sta alla fase di ideazione, di progettazione, esecuzione, e ma si rientra sempre che qualcuno ci deve sponsorizzare. Dato che noi stiamo parlando di valori altamente culturali e anche di cose importantissime, io mi preoccuperò di fare un altro progetto, sponsorizzato sicuramente dal, perché noi siamo anche diciamo in contatto con il Santo Bono, il Santo Bono abbiamo fatto già 4-5 veramente, non io, la professoressa che fa la segue questa rubrica, me ci ha fatto 4 interventi con il Santo Bono. Io mi sono preoccupato di chiamare il dottore Borrometti, che è responsabile di tutte le cure palliative, tutta sera faremo una trasmissione come state più lui, però no con me, con la responsabile, la professoressa, in modo che si parla di qualcosa di prevenzione, sì, a livello di ossa, sì, perché qua sì, si fa la prevenzione alimentare, la prevenzione di altro genere, però si dimentica che noi siamo mantenuti dalle ossa. Questo è il punto, questo è il punto essenziale. Esattamente. Dalle ossa. Esattamente. Che l'alimentazione, perché non si deve mangiare? Perché pesa, ma sulle ossa. Ma Antonio, questo tu hai detto prima, quando nella tua parte introduttiva di questa piacevole conversazione, hai detto che tu da bambino mangiavi molto formaggio. Mangia ancora. Beh, esattamente. Ora, quello che tu hai detto, per la verità, è una saggezza incredibile, perché i telespettatori devono sapere che tutto il bagaglio osseo che noi ci portiamo da adulto nasce da bambino. Se ci sta una cattiva alimentazione da bambino, le ossa non crescono bene. Un esempio è il rachitismo, no? Che adesso non c'è più perché si mangia bene. Però dovete considerare che
l'osso può arrivare fino al 99% in contenuto di calcio. E vuoi sapere un elemento ricco di calcio qual è? Non lo so. E adesso faccio felici i bambini che ci stanno ascoltando. Parmigiano. No, lo dice la dottoressa Paterini. Il cioccolato fondente. Il cioccolato fondente. È uno degli alimenti più... Quando lo diciamo ai bambini... Perché abbiamo fatto molti incontri nelle scuole col dottor Grosso. Infatti. In Campania, siamo andati anche in Liguria. Ed è stato molto bello perché i bambini si sono talmente appassionati alle ossa l'hanno riempito di domande, ma abbiamo sforato tutti i tempi. Ma a lui in particolare, nel senso che attraverso il libro hanno avuto simpatia per le ossa, si sono andati a informare. Bambini, parliamo di 7-8 anni, per cui bambini, e gli hanno fatto tantissime domande, io e per cui funziona questa tipologia. Io ho sempre odiato la matematica, ma se avessi trovato un professore come Grosso esatto. E come la Paterini, di portare la matematica in quegli ambiti figurativi, io dico la verità, mi piacciono tutti i libri che hanno le illustrazioni. I libri senza illustrazione a me non piacciono. Sono un po' più tristi. Sono monotoni e quindi uno si stanca e non li legge. Invece leggere un bel libro. Antonio, guarda questo libro, come questo a proposito dello zainetto. Vedi, qui ci sta l'immagine di come è giusto portare allo zainetto e di come è sbagliato. Cioè, in questa immagine, vedi, quindi, sì e no. Quindi si può dare questo libro. Esatto. Dato che siamo adesso nel periodo di luglio, faccio un appello a tutti i professori che ci ascoltano, i presidi e tutti. Dato che la progettualità che si fa nei consigli d'istituto per acquisti di libri, la progettualità che si fa nei piani formativi d'istituto, ma fate qualcosa di interessante, non fate quelle cose, non posso dire le parolacce, ma alcune scuole, pur di far guadagnare i soldi ai professori, fanno il corso di scacchi, il corso di altre cose che avranno anche la loro importanza, però penso che un libro del genere, fatto didatticamente bene, con una metodologia, serve al dirigente scolare, serve al professore, serve ai genitori, serve ai ragazzi, ma serve principalmente alla crescita, al progresso. Le ossa siamo noi. Ed è stato fatto in una maniera anche molto, come dire, precisa di informazione. Comunque, per esempio, professor, ormai Barone, professor Barone Grosso, allora io ti dico, sicuramente io porterò all'attenzione dell'assessore facente funzione alla sanità, perché non ci sta ancora, ai vari responsabili delle ASL che sono state nominate, questo progetto che noi andiamo a fare insieme agli assessori competenti dei vari comuni che hanno dei soldi, ai dirigenti scolari, di fare un investimento per la loro, voglio far vedere per la crescita, il piedone, e per la crescita, ma bisogna la prevenzione dei nostri, guarda, figli. Il piedone com'è carino, i nostri figli. Vedo. Il piedone è carino, ma ci sta pure la mimanza a cadere. No. E il piedone, giralo un attimo, fallo vedere. La falanghina. Ah no, falangina. No, ma è carino anche questo. Costoletta. No, ci sta. Fai vedere il bacino point. Mentre insomma, io voglio sapere una cosa. I prodotti della penisola sorrentina, quei caciocavallo che li provoletto, fanno bene per le ossa. Qua devo smentire, perché è vero che... Davide, guardiamo un po' con un'altra figura. Questo è il bacino point, che è un modo divertente, perché bacino, come il tutti bacino, sanno gli adulti, è il bacino dove si articolano gli arti inferiori, l'articolazione coxofemorale arriva lì proprio nel bacino, però come l'inventiva, no, della scrittrice, utilizza il bacino per i due innamorati, perché Omero è innamorato di Costoletta, che è una costola. Mettiamo sempre l'amore, i sentimenti. Quindi io penso che una scuola che fa un investimento e c'hanno i soldi, perché ormai ogni istituto, lo diciamo, gli istituti da diversi anni hanno la personalità giuridica. Che significa avere la personalità giuridica? Hanno la capacità di comprare e vendere alcune cose. Quindi fare un investimento di 500-1000 euro di questi libri, se stanno 10.000 scuole tra Napoli e provincia, quante persone possono valere?
dobbiamo dire che noi siamo un popolo di ignoranti. La Regione Campania dava i soldi per i quotidiani in classe, tornavano miliardi indietro quando ci stavano le lire, per l'incapacità dei docenti, diciamoci la verità, l'incapacità dei presidi e tutto il secondo. Oggi avete un'occasione. Questo può essere un buonissimo strumento. Questa è un'occasione. Divulgativo. Tutto, educativo. Professor, tutto quello che si deve fare entro i primi di settembre. Quindi i primi settembre i presidi, se vogliono fare qualcosa per il bene dei genitori che devono insegnare ai loro figli, prendete questo libro. Chi è che lo, dove si può trovare? Lo si trova in libreria, Grause l'editore, che è un editore. Diciamolo. Forte, Grause editore, si va in libreria, abbiamo fatto una presentazione alla Feltrinelli, si va in libreria. Posso dire anche i disegnatori Cristian Canovi, sì, Maurizio Roggerone, perché sono stati bravissimi. I disegni sono eccezionali. Grazie a loro ha preso anche colore questo ginocchio, mero, costoletta. Quindi sono belli i termini, secondo me nascono dalla fantasia. Nascono dalla fantasia in primis di dottor Grosso, perché senza di lui non sarebbe nato il libro. Perché dottor Grosso è un grande. Fa rima con... Non lo so. È il medico dell'osso, abbiamo creato anche il jingle. Il a questo Grosso, punto dobbiamo dell'osso. Dire che il professore Grosso ha fatto una progettualità di alta formazione. È un master. Un master di medicina. Di chirurgia della spalla. Di chirurgia della spalla. E oggi ho saputo che io sono sempre ignorante. Sono andato a trovare un dirigente scolastico che mi ha detto ieri che questi nomi che tu conosci sono fondamentali. Lui è rimasto a bocca asciutta, ha detto voglio partecipare pure io. Professore, è un master universitario, deve avere dei nomi di eccellenza, quindi, perché sennò che master universitario. Quindi, tu sei un nome di eccellenza. Grazie. A livello mondiale. Ma perché tu mi vuoi bene. Il professore San Giorgio è il numero uno nel campo della riabilitazione della spalla, è stato preparatore. Faremo un ottimo lavoro, te, penso. Quel numero uno che tu conosci, il professore? Porcellini. Poi ci sto io, purtroppo, però... Ma tu sei il faro, sei la luce. Avendo io la coscienza non a posto, ho parlato con una collega che è bravissima, l'avvocato Pierina De Stefano, che mi affiancherà in questa opera di legislazione sanitaria. Sai, c'è un proverbio che dice che da soli si va solo più veloce, ma insieme si va più lontano. E l'ombra nostra arriva sempre per prima. Sempre. Perché ci sta un proverbio, non so di quale nazione, che un signore che stava attraversando il deserto, stava per morire, poi alla fine riesce a superare. Dice, signore, mi ha abbandonato. Dice, no, quando tu ti fermavi, ero io che ti portavo, era l'ombra. Posso dire un'altra cosa? Beh, Antonio, se me lo... dovete sapere queste cose. Antonio, se me lo consenti, volevo ma dire... Ma fagete che vuoi, bisogna pure a Davide. No, voglio dire un'altra cosa perché è giusto riconoscere un merito alla scrittrice Chiara Patelli. Perché lei si occupa da tantissimi anni di scrittura per bambini e devo dire che lei, insieme a me, ha fatto veramente, è stata lei l'ideatrice di questo racconto. Della storia, di questo racconto. Però tu sei stato il però lei, prima progetto. Di questo libro, si è occupata moltissimo di educazione alimentare, tant'è vero che ha scritto altri libri. Ce le vuole dire, dottoressa? Ho scritto altri libri per Cartusia, della collana Gusto in Tasca, che stanno qui. Qua. Davide, facciamo inquadrare una bella... questa è la collana che, per cui preparare i bambini, della pasta, la frutta, la verdura, l'olio... che è un altro tema di cui raramente si parla per i bambini, però è un elemento essenziale nella cucina mediterranea. E poi c'è tutta la collana, noi vediamo alcuni vittino il cioccolatino, che è un personaggio che c'è da una decina d'anni, molto amato dai bambini, della collana del battello a vapore di PM, che abbiamo superato le 100.000 copie, per cui è un bestseller per bambini. E adesso uscirà una nuova puntata a settembre, Tino il cioccolatino, il fantasma del budino. Io non lo dico per scaramanzia, ma può darsi che avrete una bellissima notizia. Non lo dico adesso. Sicuramente io devo avere il supporto di una scrittrice che sarai tu dei bambini, il professore che è anche medico dei bambini per le spalle, per un'iniziativa che ritornerà a Napoli
e in Campania, in Italia e tutto, e voi sicuramente con la vostra esperienza, con la vostra capacità mi affiancherete, perché io sarò lì come televisione. È una cosa che sono poco superstizioso, ma sicuramente andrà avanti. Si dirà al momento andrà giusto, perché non lo diciamo anch'io sono un po' superstizioso. Devo dire le cose non siamo a dire siamo superstiziosi, non siamo a dire tutte cose. E quindi sarà un'iniziativa molto bella, molto forte, e ci vogliono gente che tenga una fantasia. Le persone che non hanno fantasia. Allora qui siamo proprio un serbatoio. Dottoressa, le persone che non hanno fantasia non hanno cuore. Le persone che non hanno cuore non possono stare in mezzo a noi. Noi siamo gente che siamo così schietti. Io se a lui lo devo chiamare il pazzo, come stamattina, quando ho parlato con il professore, ha detto: aspetta, non ti faccio parlare con lui. Fratello! È una cosa simpatica. Che bisogna dirlo, perché noi usciamo fuori dagli schemi. Sì. Perché ma così è. Il nostro motto è: chi è normale non può stare con noi. No. li respingiamo tutti quanti. Le persone normali. E questo è uno dei motivi per cui dico che tu sei esoterico. Non ci interessano le persone normali, perché pensate per un secondo. Giulio Verne è normale. No, non è possibile. Nostradamus normale. E Einstein era normale. Non era normale. Qui noi stiamo parlando di gente che hanno segnato la nostra storia, Erano gente che teneva fantasia. Nostradamus, un grande medium, quando parlava 500 anni prima, gli uccelli dal cuore di latta, o pigliavano per pazzi. Non poteva essere una cosa normale. Il visionario. No. Giulio Verne qua ha scritto 20.000 leghe sotto i mari. E pigliavano per pazzi. Professore Grosso, che sta facendo tutto questo, è pazzo, lo pigliavano per pazzi. E questo dal è cuore, bello. Però da un grandissimo è grandissimo una persona cuore. Di una grande disponibilità. E ti dico ancora di più. È un grande medico. È stato medico. Giusto nella sua professione dai baroni, da gente che purtroppo non quando ti vedono che c'è una marcia in più tendono di bloccartela, e questo non soltanto è arrivato Antonio. Come? È arrivato Antonio è arrivato perché lo riesce a capire, perché noi siamo nella stessa lunghezza d'onda. E mi piace moltissimo perché lui sarà uno dei prossimi coordinatori dell'area medica di molte università, perché le università hanno bisogno di gente che ragionano, gente che fa le cose. Quello che voi avete scritto e che avete detto, io l'avevo già scritto e ridetto, non a caso. Io ho fatto il sindacato europeo indipendente operatori scuola nel 1985, quando l'Europa non era stata ancora fatta. A me mi prendevano per pazzi. Ma è la visione. Dottoressa, a me mi presero per pazzi perché io lasciai un sindacato confederale che tenevo l'esonero dall'insegnamento, tenevo tutte le persone sotto a me che io li comandavo. Io lasciai il sindacato per fare il sindacato confederale, per fare un sindacato che non esisteva ancora in Europa. Quindi a me mi presero per pazzi veramente. Tu sei un mio collega. Quando perché io sei un pazzo buono, e ti dico, quando io andavo nelle stanze che mi vedevano che ero stato importantissimo, dice: vabbè, il suo sindacato europeo è soltanto lui e la collega sua. Cioè, ma anche le umiliazioni, quando io facevo le cose, poi dopo sono ritornati tutti quanti in maniera tragica. E oggi perché alla lunga... Oggi posso dire che quello che voi state dicendo è l'ABC di quello che tutti quanti noi dovremmo sapere, certo, come genitore, dovremmo saperlo come professore, come educatore, semplice, come dirigente. Divertente. Ma fattivamente i bambini sono il terminale. Ma fattivamente con degli strumenti utili. Esatto. Dottoressa, i bambini sono il terminale. Esatto. Ma chi deve portare tutto ai terminali? Dobbiamo essere noi. Quindi noi ci dobbiamo fare parte attiva, che i dirigenti scolastici devono inserire nei piani formativi di istituto queste discipline. E se qualche collega sente nel consiglio, nel collegio dei docenti, che vogliono fare un corso Madame, un corso Muscacchio, e guardate che si cose le facciamo quando siamo al mare. Oggi dobbiamo parlare di cultura, dobbiamo parlare di prevenzione. Bravo. Di cose serie. Se non siete all'altezza, andate a fare altro lavoro, andate a fare Indo Club Mediterraneo,
a fare gli scacchi e tutte le cose. Amici telespettatori, io penso, vuoi aggiungere qualcosa? No, ti voglio ringraziare, no, perché è stata una conversazione piacevolissima. Io ti ringrazio a te che mi hai dato la possibilità di mettere insieme tanti amici, tipo il professore San Giorgio, che è bravissimo come te e come l'altra cosa, in modo da dare qualche segno forte a livello culturale, perché a livello culturale è zero. Poi diciamo pure che è il primo master del sud, Il primo master del sud, e questo è... E avete pensato proprio a me? Stiamo scherzando. Alla prossima, ragazzi. Arrivederci. Grazie, grazie d'Antonio.